sentire col senso dell'olfatto così come lo sente adesso. Devi immaginare l'odore acre dell'urina e delle feci. Dentro le grandi grida, no? Della sofferenza umana, delle persone, che semmai qualcuno stava a furicella o chi stava dentro. Quindi immagina questo corridoio così messo, no? Di questa sofferenza umana, con questo odore acre fatta di urina e di feci, insomma, no? E dove tu vedi questa persona nel 2003 che diceva doccia, lì è nata proprio, diciamo, questa forte attenzione, questa forte sensibilità umana per dire come è possibile che un uomo, no, dopo che ha scontato 50 anni di ospedale psichiatrico giudiziario, ma chi stava qua non ha una pena perché è giudicato, non è capace di intendere politica, ha una misura cautelare, non è una pena perché tu vieni giudicato incapace di intendere politica, e hai questo processo, diciamo, che puoi avere 2, 5 o 10 anni. Il 10 anni è rapportato come regime all'ergastolo esternamente, no? Quindi questi sono i sistemi, soltanto anche sospende la pena penale. Anche bravo, chi ha 2 anni, non è che dopo 2 anni è come il carcere, tu scontato la pena di 2 anni esci, no, perché questa è una misura cautelare. Quindi tu hai una misura cautelare con le relazioni di psichiatra e col parere del giudice che deve verificare la tua non pericolosità sociale. Dopodiché quello che è una pena di 2 anni, una banale, che ti devo dire, pipì fatta vicino al muro, una persona psicotica, se becca, atti oscenni in luogo pubblico, resistenza al pubblico ufficiale, eccetera, eccetera, chi ti se becca 2 anni? Io qui ho incontrato, sopra, un uomo che si chiama Rosario Laversa, che per un tentato furto di un pacchetto di sigarette, un tentato furto, cioè lui voleva fumare, quindi un bastone tentava di rompere le macchinette, tentato furto di un pacchetto di sigaretta, io l'ho incontrato qui insieme a Dario Stefano Dell'Aquila, allora portavoce di Antigone, stava da 10 anni. Questa è la cosiddetta stecca, cioè questo è l'ergastolo bianco, tu entri e se dopo non ci sono strutture di accoglienza, non c'è il giudice, non riconosce che tu non sei più, non decade la pericolosità sociale, tu rimani qua dentro, voglio dire, in un circuito infernale, il cosiddetto ergastolo bianco. Quindi questo che adesso noi stiamo verificando in questo luogo non lo dobbiamo immaginare come una cosa del passato, questo è quello che c'è adesso, perché gli ospiti di ammalati sofferenti di questa struttura, ecco, guarda l'equazione, trovi queste celle vuote perché dissero che era pericolante, eccetera, eccetera, no? Dove sono stati trasferiti? In ospedale? No, in carcere. Quindi qual è la considerazione che facciamo, no? Diciamo, in questo giro che non è niente di curiosità, voglio dire, è un giro di sofferenza, no? Se ti ammali di cuore vai a cardiologia, di fegato vai ad epatologia, se ti ammali di mente sei solo, senza una famiglia che è in grado di sostenerti, e per strada commetti il più banale, voglio dire, delle violazioni delle norme del codice di procedura penale, vai in OPG. Stiamo parlando di una cosa che ancora oggi è così, ci stanno andati 6 strutture, voglio dire, come questo, ancora oggi è così, e domani poi dovrebbe essere un qualcosa che potrebbe anche essere più pericoloso, perché tu avrai 22 strutture sanitarie che si gestiranno in modo differente, ma mantenendo sempre lo stesso codice di procedura penale. Quindi la battaglia vera e propria che deve partire da queste celle, e che qui dobbiamo noi rivolgere una grande battaglia per la modifica della procedura penale rispetto al termine pericolosità sociale, se no non è niente, no? Chi è entrato qui con la sua umanità, insomma, no, sta segnando veramente un momento importante, che va ben oltre a quello che può essere uno spazio di ridare alla città, pure importante, ma è proprio la memoria, cioè che cosa è significato il silenzio di questi lunghi, non decenni, ma il silenzio di generazioni che sono passate in centinaia d'anni. Qui la 180 non è mai arrivata,